Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio una borsa in tessuto in collaborazione con Pandal Selected perché ho preso questa Click Clack che mi piace molto e quindi ho deciso di fare la mia prima borsa in tessuto. Io avevo questo tessuto qua che mi piace molto, quindi ho deciso di farlo con questo, è anche bello sostenuto. Ho già tagliato tutte le mie fodere e i miei pezzi, metterò nella tasca, perché gli voglio fare anche una tasca davanti, metterò poi questa passamaneria e farò un manico con queste perle in vetro, perché non ho trovato niente che mi potesse piacere con questa borsa. Bene, iniziamo. Io adesso non vi farò vedere mentre cucio, ma vi faccio vedere come unire i pezzi. Allora, prima cosa andiamo a... io ho tagliato la fodera e ho lasciato un centimetro per le cuciture. Quindi andiamo prima di tutto a fare la nostra tasca. Metto la fodera. Io ho fatto anche questi tagli qua, serve per poi dare diciamo il fondo alla borsa. Quindi ora andiamo, scelgo la parte della fodera perché questa ha due facce, la metto di qua e andiamo a cucire, a fare per prima cosa la nostra cucitura. Io ho fatto degli sbecchi per fare combaciare, vedete, la metà. Ok, andiamo a prendere i nostri spilli e attacchiamo. Un po' più giù, per far sì che almeno rimanga un po' ferma. Ora dobbiamo andare a fare questa piegatura qua, anzi vi consiglio prima cosa di dare un zig zag qui, io ora lo darò e poi dopo vi faccio vedere. Ok, io ho dato tutto il zig zag anche qua per tenerlo più fermo, perché questa sarebbe poi la tasca, anche perché questa, essendo una stoffa molto grossa, non posso farci il doppio orlino, quindi devo fare un orlo semplice, quindi ho cercato di fare proprio in questo modo per dare per tenere più fermo la stoffa. Ora vado a sistemare e a fare il bordo, perché poi andremo subito ad attaccare la nostra passamaneria in questo modo. Ora, mentre cucio il bordo, attacco in contemporanea il mio bordo, quindi ora non vi faccio vedere a cucire, ma vi faccio vedere dopo che ho cucito. Ok, ho cucito, vedete, ho cucito il bordo e con la passamaneria. Adesso questa la mettiamo a parte e iniziamo a cucire la nostra borsa. Come sapete dobbiamo mettere il dritto contro dritto e andiamo a cucire. Vedete che io qui ho fatto degli sbecchi, quindi dobbiamo iniziare a cucire proprio qua, da questi sbecchi qua. Ok, e andiamo giù questa parte qui, poi lasciamo aperta questa, cuciamo qua e anche di qua, lasciamo aperto qui e cuciamo fino allo sbecco che ho fatto in questo, vedete? Ok, bene, partiamo. Scusate, ho dovuto fare una modifica
perché essendo anche questa doppia e questa anche questa, la borsa doppia è molto grossa e non mi cuce gli angoli, quindi ho dovuto taglierò qui e lo attaccherò direttamente alla borsa in questo modo qua, ok? Adesso taglio perché purtroppo non mi cuce e farò in questo modo. Andrò a dare il zig zag come prima e poi lo andrò a attaccare nella borsa e poi alla fine cucirò la borsa tutto intorno. Allora, ho dovuto fare una modifica perché se vi ricordate avevo fatto anche il quadrato nella tasca, ma non mi cuciva perché era troppo grosso, quindi ho deciso di tagliare il pezzo e inserirla come tasca in questo modo qua, vedete? Adesso andremo a cucire tutto attorno. Ok, vedete, io qui ho fatto la cucitura che è sotto della tasca. Ora apriamo le nostre i nostri quadratini che avevo fatto lasciare aperti e andiamo a cucirli in questo modo qua. Vedete, dovete fare combaciare le due cuciture e fare la cucitura dritta in questo modo e poi rivoltiamo la borsa. Ok, vedete, ora la borsa è tutta cucita. Ora dobbiamo mettere la fodera e poi dopo andremo a inserire la nostra click clack in questo modo. Poi vi faccio vedere. Intanto io cucio la fodera e la inserisco dentro. Vi ricordo che la fodera è uguale alla borsa e vi ricordo anche che ho dovuto fare una modifica alla tasca, non è come me l'avevo presentata all'inizio, ma poi ho dovuto tagliare il fondo per inserirla qui perché quando andavo a fare questa cucitura qua era troppo grossa, perché essendo una stoffa molto resistente e molto grossa facevo fatica a cucire, quindi ho dovuto ricucirla e fare in questo modo qua. Come ho detto, questa non è obbligatoria che la fate, io l'ho fatto perché mi piace avere una tasca così, però è a vostro gusto, se lo volete fare liscia la fate liscia, ok? Bene, adesso vado a cucire la fodera e poi dopo ci vediamo quando andremo a mettere la click clack. Ora che abbiamo cucito la fodera, come la borsa, vedete, io ho lasciato aperto il fondo, diciamo di così tanto, perché essendo una stoffa un po' grossa farà fatica a passare, e dalla rovescio, tenendo la fodera alla rovescio, dobbiamo andare a inserire la nostra borsa dentro la fodera in questo modo. Andate a sistemarla bene perché dovremo cucire la fodera in modo pulito, vedete? Così. Ora andremo a cucire, vedete dove ho fatto il segno prima, vedete lo sbecchetto, scusate, dobbiamo andare a cucire attorno in questo modo fino a questo lato qua e facciamo così anche dall'altro, ok? Vedete, ho fermato tutta la fodera perché magari se ne esce un po' dopo poi mi si sposta, e da questa parte qua, dalla parte della borsa, andrò a cucire tutto attorno facendo attenzione, mi raccomando, di combaciare le cuciture, ok? E andiamo a cucire tutto attorno. Bene, abbiamo, vedete, cucito tutto attorno qua. Ora facciamo dei piccoli taglietti per voltare la fodera. Qui se ce n'è un po' in più tagliamo, possiamo farla anche un po' più stretto la cucitura. Comunque facciamo in questo modo qua, vedete? Così. Facciamo dei piccoli tagli solo nella parte tonda. Ci serve per far girare bene il tessuto dall'altra parte. Vedete?
in questo modo, vedete? E facciamo così anche qua. Qua. Mi raccomando, la fodera è stata cucita alla rovescia. Ora andiamo a mettere la fodera per il verso dentro, quindi dal buco che abbiamo lasciato tiriamo fuori la nostra borsa, piano perché non si scucci niente, in questo modo. Ok, vediamo se riesco a farvela vedere bene. Vedete, la nostra fodera viene all'aldretto in questo modo. Qui tiriamo bene, vedete, dove abbiamo cucito, perché qui deve essere tutto pulito, dove andrà la nostra click-clack. Così facciamo così anche dall'altra parte. Vedete, i nostri tagli che abbiamo fatto serve per far girare bene il tondo. Poi dopo andremo anche a dare una cucitura sopra in modo da schiacciarla, perché questo deve andare dentro alla click-clack. Tiriamo fuori tutto. Okay. Prima di mettere dentro la fodera diamo una cucita in questo modo, sempre a macchina, così, io lo metto così, e andiamo a dare una cucitura in questo modo, tanto questo poi andrà dentro, quindi dentro la borsa non si vede. Ok, cucito, vedete? Ora andiamo a mettere dentro alla nostra borsa in questo modo. Alzo un po', vediamo, ecco, andiamo a sistemare bene dentro, mi raccomando. Ok, ora, come ho detto, andiamo a ribattere la cucitura qua, in modo da tenerlo bene schiacciato, che quando andremo a mettere la nostra click-clack non si muove, vedete? Ok, ora dobbiamo andare a inserire la nostra click-clack nella borsa. Io mi sono infilata un ago con del filo da imbastire, perché prima dobbiamo andare a fermare. Quindi come facciamo? Dobbiamo inserire qua, così. Qui state un po' attenti perché è un po' più difficoltoso, dobbiamo inserirlo bene dentro. Io uso questo e lo spingiamo, vedete, nella dobbiamo metterlo qui dentro, quindi dobbiamo stare nel mezzo. Il mezzo dovete calcolare che è, almeno nella mia, è questo puntino qua, questo che è tra i due cose, i due ganci qua. Aspettate, ecco, fra i due ganci qua, non so se lo vedete, comunque dovete regolarvi voi con il mezzo. Poi andiamo a spingere dentro, che se poi avete fatto bene il modello dovrebbe combaciare anche le diciamo gli angoli. Ok, e inizio a fermare in questo modo. Passo il filo lago e vado a fissarlo in questo modo. Poi metto dentro un altro pezzo. Ora
Vado a mettere dentro per tutto il perimetro della click clack in questo modo e poi vi faccio vedere. Ok, come vedete ho imbastito tutta, vedete? Non l'ho dato col filo di imbastitura perché era molto leggero, ho preso un filo di cotone perché bisogna, quando cucite, tirate su bene perché la stoffa deve coprire tutti i buchi. Ora andremo a cucire la nostra click clack e faremo un punto in ogni buco e poi tornerò indietro. Adesso vi faccio vedere. Io prendo il filo nero perché mi piace che si veda la cucitura, però voi potete fare anche con il filo trasparente. Io invece, a me piace molto di più che si veda la cucitura, quindi andrò a cucire con questo. Ora vi faccio vedere come si cuce. Infilo l'ago. Lo metto doppio. E faccio un nodo. Ora iniziamo. Dobbiamo andare con l'ago dietro e dobbiamo uscire dai buchi qua, vedete? Quindi iniziamo, cerchiamo di prendere il buco, da, vedete così, cerchiamo di prendere il buco. E usciamo, mi metto il ditale perché è duro, e usciamo, vedete? Andiamo dentro al buco, vediamo di prendere dietro, come ho detto, la fodera e tiriamo. Andiamo in quello sopra, sempre, vedete, guardate se come viene là, vedete il punto. Andiamo. Così e cuciamo. Mi raccomando, guardate sempre dietro se si prende la fodera, la stoffa in pratica. Metto. E vedete, dopo, una volta fatto tutto, si ritorna indietro e si fa anche questi spazi qui, dopo vi faccio vedere. Adesso intanto io finisco di arrivare qua da quest'altra parte e poi ci vediamo per farvi vedere e ritornare indietro come viene il punto. Ok, vedete, qui io ho già cucito, ho fatto la prima cucitura e ho tolto l'imbastitura. Adesso dovremo tornare indietro e fare in questo modo qua. Non so se si vede come l'ho fatto, vedete? In pratica si entra dove non ho cucito, dove non c'è la cucitura, e così facciamo, vedete, adesso vi faccio vedere. Si entra qua, vedete l'ago? Qui. Sto tornando indietro e si entra in questo buco qua. Aspetta, vediamo se faccio vedere un po' meglio. Vedete, in questo buco qua, qui, quindi vado qui e mi raccomando, quando di dietro cucite, state proprio pari. Io in alcuni punti mi si vede il filo che ho cucito, comunque dopo ci metterò una passamaneria, quindi non vado a coprire il tutto. Però se state vicino al bordo, vi fate la cucitura proprio vicino e non si vede niente. Quindi continuiamo così.
State attenti che se mettete il filo doppio come me dovete tirare prima uno poi l'altro in modo che vengano tutti belli tutti e due stesi, eh? Io l'ho fatto doppio per avere più forza, per essere più resistente, diciamo. Ok, ogni tanto mi si impiglia. Vedete come viene? Deve venire così dappertutto, quindi io adesso rifaccio tutto il giro, cucirò anche l'altra e poi vi faccio vedere a lavoro finito. Ecco qua la nostra borsa finita. Ho fatto il manico in perle, ho messo la mia targhetta, questa è la tasca con la passamaneria, vedete? E questa è la click clack che ho preso da Pandal. Andate a vedere il loro sito perché ha tante cose belle. E io spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se vi è piaciuto mettete pollice in su, iscrivetevi al mio canale se vi va per non perdere i nuovi tutorial e che dire, ciao, al prossimo video.